Intanto stanno tutti bene, quindi anche Dursi e Galano hanno recuperato. Galano sarebbe stato rischioso fargli fare due partite in 3 giorni, avrebbe rischiato di farsi male, francamente non era il caso. Dursi ha recuperato bene, quindi sono pienamente disponibili. Il resto del gruppo sta bene, non c'è nessuno che, a parte vabbè, Di Gennaro e Chiarella che sappiamo, per cui sono tutti convocati, a parte Sanogo e Valdifiori. A Valdifiori alto, Sì. No, ma un problema fisico? nessun problema, siamo tanti e quindi è così. Mi sembra un commento sull'arrivo di Iacobucci e tra quanto sarà pronto, sarà presente domani a Cesena. Sì, Iacobucci fa parte della lista dei convocati, è arrivato da 2 giorni con noi, è un portiere che abbiamo scelto, è un ragazzo che tra l'altro io ho già allenato a Latina e che conosco bene. Chiaramente aveva lavorato a parte, per cui gli dobbiamo dare il giusto tempo, ma nel frattempo sono sereno perché abbiamo un ragazzo di qualità come Sorrentino che ha già fatto delle esperienze importanti e che è pronto. Vista la partita di Cesena è un altro snodo importante, lei chiaramente dirà che sono un po' tutti snodi cruciali in questa fase della stagione, più che altro perché chiude questa fase di scontri diretti. Ecco, che gara si aspetta, anche alla luce, immagino, della sua delusione della prestazione di Coppa? Ma la prestazione di Coppa abbiamo cambiato tanto, forse si poteva anche cambiare meno, ma ho preferito così perché poi è giusto dare le opportunità a tutti. Ho avuto delle risultanze, ho avuto dei riscontri da quello che abbiamo fatto. La partita di Cesena è un nodo, come un nodo importante, lo è ancora di più per noi perché noi purtroppo quelle due partite un po' hanno condizionato, quelle con Modena e Reggiana in casa, hanno un po' condizionato il nostro cammino, per cui dobbiamo fare punti, punti che sono importanti, non è una partita decisiva perché però è un crocevia importante, ci dirà la strada che dobbiamo prendere, e conseguenza soprattutto di quelle due partite, sono il nostro percorso. Che continua a dire il nostro percorso è un percorso destinato a crescere, di questo ne sono certo, però nel frattempo c'è questa partita contro una squadra che ha dimostrato di avere valore importante, ma noi con tutto il rispetto non ci sentiamo inferiori a loro, quindi sappiamo che dobbiamo fare il risultato passa dalla prestazione che faremo e faremo una prestazione importante, sono convinto. Mister, io torno a chiederle quella cosa che avevo detto su Dursi e non mi ha risposto, se lo ritiene più utile a partire in corso oppure No, ma dall'inizio. Dursi è un giocatore che sta bene, perché è un giocatore che a causa Covid si è fermato un po' di tempo, una quindicina di giorni, ma lui è un atleta consolidato, per chi come me, insomma, lo vede quotidianamente, è bastato 7-8 giorni per rimettersi a posto. Dursi sta bene, quindi è un giocatore che può essere impiegato subito, dopo, questo dipenderà dalle scelte che faremo, ma sta bene. Perfetto, e ritornerà al centrocampo a tre, lo possiamo dire come una scelta dopo le ultime due di campionato, si è Ma ovvio. questo è molto probabile, io devo sempre fare, diciamo, la conta del rendimento che offrono in questo momento i ragazzi, no? Soprattutto in alcuni ruoli. Stiamo bene in mezzo al campo, per cui è molto probabile. Ma Ferrari è un giocatore che ha grandi qualità, è un giocatore chirurgico in area di rigore. Ho aspettato a metterlo dentro perché il suo percorso di lavoro, anche negli anni passati, dal punto di vista fisico era un po', diciamo così, in difetto. Adesso sta lavorando bene, è cresciuto tanto dal punto di vista fisico. Certo che sì, è un giocatore che si completa, però poi domani sera andremo a giocare una partita in cui oltre ai giocatori rapidi è importante anche la presenza in area di rigore, ma come sempre farò delle scelte all'ultimo momento in funzione della gara, però in questo gruppo ci sono attaccanti con caratteristiche diverse che possono coesistere bene. Mister, la gara di Cesena, non so se è d'accordo con me, mette di fronte una squadra che arriva da un progetto tecnico che ormai è triennale in questa Serie C. Pescara è una squadra che ha ambizioni, ma è una squadra nuova. Questo può incidere nel confronto diretto, anche perché Cesena dimostra di avere una certa solidità che è quella cosa che manca al Insomma, per Pescara. quanto riguarda la solidità, lo ripeto ancora una volta, io poi spero che anche i dati in un immediato futuro
ci diano anche ragione. Anche noi siamo una squadra solida, però ne abbiamo già parlato, ci è capitato di fare alcuni errori. Dal punto di vista del progetto noi non siamo indietro rispetto al Cesena, noi andremo a giocarci la partita perché abbiamo idee di gioco, perché abbiamo organizzazione, per cui se loro vengono da un percorso, come ha detto lei, triennale, noi lo abbiamo cominciato da 3 mesi, non sono in vantaggio. L'ultimo, per quanto mi riguarda il sintetico, è vero, avete già giocato ad esempio a Chiari, avete giocato anche a Teramo, in Cile, se sì come? Ma sa che credo che adesso sia un po' cambiato il campo, il terreno di gioco, così mi è stato detto nell'ultimo anno, e quindi credo che sia un misto, ma non incide. Noi poi, vabbè, siamo anche allenati causa pioggia di questi giorni anche a Silvi, quindi no, non incide. Si dice di questo ballottaggio tra Ingrosso e Veroli, in una partita così importante lei cerca più esperienza oppure può giocare Veroli per più minuti? Guardi, Veroli o Veroli, come lo chiamo io, è un ragazzo che è pronto a prendersi le proprie responsabilità, ma sa perché? Perché viene da un percorso di lavoro importante, perché è un giocatore, a differenza, a discapito dell'età che ha, un giocatore anche molto equilibrato e ponderato dal punto di vista della struttura mentale, quindi è un giocatore pronto. Poi partita questa, un'altra, cambia poco, è un giocatore pronto. Non ci può dire che è in vantaggio per lui Ingrosso? Vantaggio, allora vuole che le dico la formazione, vantaggio. Partono tutti al 50%, ma non solo loro due.